una lampada che nasce di fatto dall'idea di captare la luce e quindi in un certo senso giocare sulle riflessioni, le rifrazioni, e naturalmente viene da pensare al brillante o al diamante. Da qui nasce un po' l'idea, anche il nome Spirit, che vuole essere un qualcosa di leggero, qualcosa che con la luce ha a che fare nella sua non matericità, per intenderci. Diciamo che c'è stato un enorme lavoro, andando proprio per macro passaggi. È come se, per intenderci, noi avessimo disegnato una sfera. A questo aggiungiamo l'idea appunto che magari poteva essere un po' come un diamante. Fin qui, diciamo, siamo nel mondo del ragionamento sulla carta. L'approccio poi con il maestro vetraio è quello che a questo punto insieme comincia a mettere sul piatto altre caratteristiche e soprattutto come dare con il vetro, tramite la soffiatura, una forma e un effetto che ricordi quello del diamante. E da qui, per esempio, l'idea che si era cominciata a dire: se la facciamo in settori e quindi si comincia magari a ragionare su un'eventuale gradonatura, questa gradonatura potrebbe alla fine creare questo effetto. E anche qui si entra in un mondo per la vetreria molto particolare, perché a seconda del numero e dello spessore, dell'intensità di questi anelli, si va in direzioni tali per cui magari non è nemmeno soffiabile. In un certo senso, tra l'altro, questo oggetto è ai limiti di quello che si può veramente soffiare in maniera artigianale, pur comunque in un mondo tutto sommato industriale, perché qui non stai facendo il pezzo unico, stai facendo una produzione. È una lampada in vetro soffiato di Murano, chiaramente con una storia alle spalle incredibile, proprio del vero Made in Italy, e questo si sente subito lavorando con l'azienda. E quindi è anche un prodotto, secondo me, molto trasversale. Cioè ha quella caratteristica di empatia che si vuole avere nel prodotto decorativo, ma è anche un prodotto che vuoi perché c'è la versione da tavolo, la sospensione, è possibile fare delle composizioni più ampie di sospensione ad altezze diverse, è un prodotto che tranquillamente entra nel mercato del contract. La famiglia è composta da una sospensione, da una tavolo e poi naturalmente c'è la plafoniera. Comunque queste sono delle piccole produzioni industriali a livello artigianale e quindi, per quanto il vetraio sia bravissimo, dà un imprint in ogni pezzo che, per quanto simile, non sarà mai uguale, e che quindi lascia una traccia di umanità nel progetto di design. C'è ancora un qualcosa di umano nella soffiatura del vetro.